La Topolino, perché intanto nasce, ante guerra anche lei, nasce nel 35-36 ed è la prima auto del popolo. Cioè, allora si è detto, è inutile che facciamo delle auto che costino tanto e poi le compra pochissime persone. Invece si fa la Topolino come l'auto del popolo ed ha un successo incredibile. Poi però arriva la guerra, ferma tutto. Per cui i motivi che mi sono pensato sono prima auto economica, diciamo così, che poi l'Italia avrà successo con la Fiat 500, 600. Noi eravamo famosi in Europa per aver creato automobili per il popolo e che costavano relativamente poco. Cioè non è successo così né alle altre nazioni di aver fatto delle auto così poco costose, ma ti permettevano di avere la tua libertà, uno per diletto, ma due anche per lavoro. E per cui grazie a mamma Fiat, che comunque ci ha pensato a questo discorso, oserei dire l'unica in Europa, che casa automobilistica che abbia pensato. Per cui ha un bel significato anche per questo. È stata la mia prima auto che ho comprato, non avevo ancora 18 anni, l'ho comprata a Garescio, dal medico condotto di Garescio, che poi a pensare adesso dici era già vecchia, ma io l'ho comprata nel 60, ma lei era del 37, per cui aveva solo 23 anni, non ne aveva poi mica tanti, perché vedremo dopo l'evoluzione. No. Poi avevo revisionato il motore, ma poi ho avuto altre auto, pensate del resto, mi sono dimenticato un po' della mia Topolino. Nella regione, quindi in Emilia Romagna, in Lombardia c'è, in Piemonte non esiste ancora questa figura, ed è un'assurdità. Quindi dopo vari anni siamo riusciti a farla inserire nell'albo, quindi ora c'è una figura che è tecnico del salone di auto d'epoca. Il primo corso è partito 3 settimane fa. Abbiamo i primi 25 alunni, che sono alunni che vengono dalle scuole superiori, quindi appena diplomati, o gente che non ha lavoro, quindi può partecipare, perché è un corso IFTS, quindi sono quei corsi pilota che servono per vedere quanto può servire questa formazione. E devo dire che appena abbiamo preso il corso abbiamo avuto molte richieste. Ovviamente i primi corsi non possiamo prendere tutti quanti, perché vanno valorizzate i giovani e le persone che non lavorano. Però nel primo gruppo di persone, che sono ben 25 persone, abbiamo parecchi giovani. I quali giovani sono appassionati e quindi credono che questa professione sia il loro lavoro futuro. E lo credo anch'io, perché noi come museo abbiamo un parco macchine di 200 vetture, non tutte in funzione ovviamente, però una ventina oggi sono in funzione. Ma io penso al mondo del collezionismo, cioè quante persone hanno auto dentro in casa?